Quindi un Modigliani assolutamente sopravvalutato, una vera d'Urbè che utilizza l'escamotage della ricerca delle teste per far cadere l'enclave maschilista pilotato dal fratello e dall'Argan e a mutilare, diciamo, se stessa insieme a questa enclave per far trionfare la veridicità della pochezza di questi critici che avevano maschilisticamente sempre posto Vera in una posizione di remissione, una posizione di remissione che si era anche manifestata in occasione della realizzazione del Museo Progressivo d'Arte Contemporanea, di cui lei era ideatrice, ma questa enclave maschilista non l'aveva lasciata sola, le aveva affiancato l'allora giovane, direi, Vittorio Fagone. E quindi lei ha progettato questa performance segreta che la vedeva soddisfatta della disfatta di questo gruppo maschilista terribilmente falologocentrico. Per tornare a Modigliani è stato ovviamente ipervalutato. Io trovo che sia un attore interessante ma non così eccezionale. La nota, diciamo, di maggiore rilievo è per l'appunto questa commistione di tratti che arrivano dalla cultura occidentale e quella invece dell'Africa, della scultura del continente africano, dell'arte Dogon. E sì, mi sembrano, no, sculture africane, i suoi ritratti dipinti di rosa, quindi per paradosso banalizzate, c'è cioè un processo di banalizzazione, di occidentalizzazione che ha svilito l'arte africana, si ha nobilitato in qualche modo il ritratto occidentale, dandogli uno spessore, una forza che aveva in sostanza perso nell'Ottocento, però alla fine è un'operazione di rosizzazione, di sbiadimento della forza dell'arte nera, ecco, lo vedrei in questo senso. Mentre in questo processo di acquisizione di immagine da parte della cultura ebraica, diciamo con la fine dell'iconoclastia, mi sembra appunto più interessante Sautin con i suoi lavori così più variegati, paradossalmente più intelligenti. Ecco, come ho detto prima, Modigliani si è prestato ad aver inventato un brand facilmente riproducibile, ecco, uno dei primi dell'industria dell'immagine. Capisce che per avere successo bisogna ripetersi, riproporsi, replicarsi senza nessuna istanza innovativa, quasi in un processo ossessivo volto al farsi riconoscere, volto a rendersi oggetto di mercato. E quindi sono stati come le Nike, i Modigliani, riprodotti. Questo non significa poi che gli originali fossero veramente di valore, ma che questo valore stesse proprio nella possibilità di rendersi doppio, quadruplo, triplo, simulabile, falsificabile, quindi vendibile. Vabbè, quindi in questo forse è il nucleo di contemporaneità, in questo offrirsi come occasione di doppio, quindi già benigninamente essere nell'epoca della riproducibilità, della falsificabilità. Per me questo è già indice di non un grande lavoro, così come stimo latamente anche Hering, cioè tutti questi che alla fine, no, ripropongono delle cose all'infinito, sono molto legati alla cultura del capitale, la cultura capitalista, però in Warhol, per esempio, questa cosa è conclamata, lui lo dichiara, Modigliani probabilmente a livello inconscio, oppure boh, aveva voglia, si sedava in questa riproposizione di stilemi continui, tipo il collo lungo, oppure nei nudi, che sono più pittoricamente anche appetibili, però tutta questa grande apertura su Modigliani mi sembra esagerata, ecco.
E allo stesso modo io questa mostra che è stata a Livorno e che era già circolata con altri nomi, con altri titoli, si è speso per fare un catalogo, si potevano spendere veramente in maniera molto più raffinata. Ecco, devo dire che questa mostra, per quanto popolare, è stata molto poco sostenuta da un pensiero raffinato. Sarebbe stato più interessante far vedere quanto, ad esempio, negli occhi di alcuni lavori di Modigliani ci fosse già Micheli, mettere a confronto quella piccola cosa che c'è di Micheli, questo ritratto di donna che a Villa Mimbelli, vero, quindi con delle riproduzioni di Modigliani, perché poi se Modigliani è in quanto riproducibile possiamo aderire al progetto di valorizzarlo in quanto tale, cioè in quella che era il suo portato così paradigmatico. Poi la piccola stradina, far vedere la piccola stradina del periodo, sempre del suo apprendistato presso Micheli, e alla fine avrei fatto una mostra legata più alla virtualità, cioè avrei messo delle riproduzioni con anche incontri critici, periodici, settimanali, quindicinali, con importanti teorici dell'arte, filosofi, per chiarire Modigliani all'interno del contesto del contemporaneo. Avrebbe questo prodotto sicuramente più cultura, più stimoli culturali, che non far attraversare alla gente una mostra di quadri di Modigliani, che li lascia sì esposti a quest'arte senza nessun tipo di supporto, senza nessun tipo di radicazione. Quando si fanno delle mostre, quell'obiettivo dovrebbe essere radicarle in modo da renderle irradianti sapere, irradianti formazione, avere una contestualizzazione più capillare con le scuole. Ma questo mi sembra sia stato fatto in modo lato, che si sia speso soprattutto per questo catalogone, sempre questa volontà falologocentrica di esporsi, no? di scrivere. Ecco, no, non l'avrei gestita in questo modo, ma chissà, forse appunto qualcosa di più latamente didascalico e diffusivo del pensiero applicabile e del pensiero su cui l'opera può espandersi riflettendovisi. Ecco, questo mi sembra che questa procedura così legata a interventi, a incontri, a dibattiti non sia stata attivata. Ecco, avrei fatto più un percorso di confronti, di scambi. Invece era già pandemiale quella sorta di approccio, no? Entrate, potete entrare anche in piccoli gruppi. Non si è fatta una versione digitale, credo, o sì, non lo so. In ogni caso, forse è più interessante la mostra in cui appunto venne fuori l'affare delle teste, perché quell'affare in ogni caso poi ha prodotto molta riflessione e molto dibattito, sempre completamente quasi ignorata la mia tesi, che è, io credo, l'unica attendibile, perché che Vera Durbé non fosse così allocca da pensare che la ricerca avrebbe prodotto teste reali era evidente. Cioè, una signora raffinatissima, laureata a Venezia in storia dell'arte, cioè con Nicodemi come nonno, come avo, cioè figurati. Poi una ironica, cioè la bronica nell'anima, lei ha deciso di sconfiggere questo gruppo maschilista che l'aveva sempre osteggiata, facendo fuori anche se stessa. È tipicamente la bronica questa pratica di distruzione etero con un processo di autodistruzione, e ha messo in piedi tutta la baracca con una tale intelligenza che tutti ci sono cascati, per primi i tiratori che hanno subito, ah guarda loro, è chiaro, era previsto il lancio, Vera non aspettava altro che questo lancio, e non aspettava altro che poi il lancio fosse smascherato come falso, perché lei nel
frattempo rapidamente tutti si chiedono: ma come mai il fratello così rapidamente ha prodotto il catalogo? Perché lei è iper sollecitato, era così incazzata per questo suo processo di marginalizzazione, appunto, dico, pensate all'ideazione del museo d'arte progressiva e poi alla delusione dell'essere affiancata dal solito maschietto di turno, così ben sostenuto come sempre dal partito piuttosto che dall'intelligenza del progetto. Ecco, si era un po' rotta, diciamo, di aver visto anche la madre femminista sempre umiliata dai vari intellettualoni, no? Se si legge Badaloni, dicessi: questa donna di buon cuore, ma probabilmente no, ecco, con posizioni, perché questo fare, questo andare di porta in porta per gli intellettuali, che era un fare di pratica femminista, di situarsi nelle relazioni, quindi geniale per gli intellettuali scrittori, sempre così arcaico, fallico, logocentrici, sembrava un'operazione del tutto inadeguata. Quindi io applaudo a questo progetto e spero che col tempo, io spero sempre nel tempo, questa visione femminista venga fuori e tutto sia ricollocato al giusto posto, cioè che si veda una donna come progettista ed esecutore di un'azione performativa sotterranea femminista volta a screditare tutti coloro, quelle enclave che l'aveva sempre superata, non per meriti ma perché appunto maschi, perché appunto radicati in questa cultura che anche comunista metteva, come diceva Pasolini, le donne e poi gli omosessuali ai super margini. Infatti l'unico che è caduto è la super signora Zeri, Federico, che disse: no, ma questi sono, cioè, dei paracarri. E era evidente che non aveva, proprio perché forse Zeri anche non maschilista aveva l'occhio sprosciuttato per poter capire, invece lei a quel punto si è così sperticata, così lavorato e accelerato per poter poi far precipitare tutto, sì, dando visibilità poi all'ignoranza, questo è vero, è accaduto, ma anche allo stesso tempo testimoniando, no, quanto Modigliani sia sempre falsificabile, che anche queste teste, anche quelle bellissime, sono semplicemente riproposizioni di sculture Dogon, cioè non è che ci sia un'eccezionalità nella ricerca, è che un artista che stava fuori dal percorso delle immagini, che c'era entrato da una tradizione iconoclasta, si immerge e quindi più facilmente aderisce a un progetto di immagine iconico che non è quello occidentale, che è quello africano. E poi, come ho detto,